strade e soprattutto le aspettative ci sono tutte. Ovviamente c'è qualche incidente lungo il percorso per quanto riguarda gli incidenti, inteso come insomma, momenti logistici, i figli stanno camminando, ci sono buoni presupposti affinché la festa possa proseguire, possano i figli camminare, però ecco Massimiliano, patrimonio immateriale tutelato dall'UNESCO, una festa che ha grandi ricadute culturali ma anche economiche sul territorio, un circuito che rende questa festa unica al mondo e ricava ogni anno sempre più visitatori. Siamo sulla strada giusta? Ma innanzitutto bisogna dire che il lavoro di promozione che sta facendo sia la fondazione che l'amministrazione sta producendo dei risultati positivi. Anche questo linguaggio molto più giovane, multimediale, sta avvicinando molti ragazzi, oltre che diciamo battaglia un po' più internazionale. Girando per la città questi giorni mi è capitato di vedere diversi cittadini di altre regioni, anche di altri paesi d'Europa, quindi un ritorno ad una partecipazione di massa. Quest'anno è un anno record di partecipazione dopo gli anni difficili del Covid. Logicamente, come dicevi tu, bisogna riuscire a trasformare tutto questo anche in un volano di sviluppo che riguarda l'intero territorio. Innanzitutto si sta facendo un lavoro molto importante come Regione Campania a sostegno della festa, è bene ricordarlo che la Regione Campania finanzia la Fondazione Festa dei Gigli per un importo di quasi 100.000 euro per questa annualità, con 50.000 euro di quelli che sono i cosiddetti fondi consigliari di fine anno, quindi quelli diciamo che spettano la programmazione al sottoscritto di proposta del Consiglio, ma poi anche un impegno diretto della Regione Campania che li raddoppia. Questo è importante perché molti degli spettacoli che noi vediamo anche durante la settimana degli artisti sono diciamo, sostenuti da un impegno finanziario importante sia della Regione Campania che della città metropolitana, enti quali stanno per avviare le procedure per entrare all'interno del consiglio di amministrazione della festa, visto anche gli ingenti finanziamenti che ci hanno detto. E questo innanzitutto è importante non solo dal punto di vista economico, perché dimostra un salto di qualità importante e di un investimento che fanno gli enti a noi più vicini, la città metropolitana e la regione, su quello che è un grande attrattore turistico-culturale. Parallelamente stiamo facendo invece un lavoro diciamo altrettanto importante e che serve a Nola, sia a tutela della festa, a tutela dell'UNESCO, ma anche sull'immagine di legalità e di trasparenza, perché siamo con la città metropolitana dando vita alla fondazione delle feste ultracentenarie. C'è praticamente una fondazione che terrà conto di Nola, logicamente come capofila, ma che unirà Barra, che sarebbe Napoli, Casavatore, Crispano e Brusciano, cioè praticamente le feste centenarie che saranno, diciamo, seguiranno un percorso come quello che ha fatto il sindaco di Napoli nella rilegittimazione della festa a Barra con la nascita della fondazione, dove noi creeremo un protocollo di svolgimento che si ispira a quella che è la tradizione di Nola e un protocollo che riguarda invece la prefettura, che riguarda lo svolgimento, legalità, sicurezza, raccolta fondi, assegnazioni, cioè quello che noi già facciamo a Nola. Questa cosa ci consentirà praticamente da un lato di superare quello che è stata anche un po' la polemica sulla vicenda delle diffise, l'uso della festa dei gigli, perché verrà consentito l'utilizzo di festa dei gigli alle feste ultracentenarie che rispetteranno questa serie di regole e servirà nel blocco a tutelare sul resto del territorio tutte quelle che sono magari dei meccanismi di imitazione che non seguono quelle che sono le tradizioni UNESCO. Ricordiamolo ai più giovani che non lo sanno, ma essere patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO in base a quella che è la Convenzione di Faro non vuol dire avere un regime protezionista, cioè evitare che gli altri facciano proprio quelle che sono le tradizioni, ma l'obbligo è quello di tramandare agli altri e far rispettare quelle che sono le tradizioni originarie. Questo ci mette in una condizione di guida rispetto alle altre forze, alle altre città e consente, diciamo, di avere una nuova funzione di Nola, ecco, una funzione pedagogica di Caporere, perché serve anche a tutelare l'immagine della festa affinché le feste ultracentenarie, che ormai sono una realtà inconfondibile della storia, diciamo, si svolgano in una maniera non solo ordinata ma rispetto a dei principi che ne rappresentano la cattolicità e si evitano quindi anche quelli che in passato erano stati degli episodi negativi che avevano toccato alcune di queste città ma che avevano leso
la festa di queste città, che avevano messo l'immagine della festa di Nola che non c'entrava niente su quelle vicende. Logicamente, per utilizzare il brand Festa dei Gigli si tratterà poi di rispettare quelle di queste regole, ma c'è la massima collaborazione da parte dei sindaci di Bruciano, Casavatore, Crispano e da parte logicamente del sindaco di Napoli, il quale già ha portato diciamo dall'oblio nell'ambito del comune di Napoli la festa di Barra, che è bene ricordarlo, fu dimenticata dalla precedente amministrazione. A un certo punto, al primo episodio negativo, non gli fu dato manco più il patrocinio. Invece quest'anno si svolgerà anche sull'egida della nuova fondazione comunale, è stato un evento aperto dal sindaco l'anno scorso, è stata un'operazione coraggiosa, anche criticata da qualche ben pensante, ma che ha fatto sì che la festa di Barra si svolgesse ritornando ai lussi di un tempo. E paradossalmente tutto questo è un vantaggio per Nola e per la sua festa, che viene riconosciuta come capofila, perché Nola, oltre ad essere capofila di queste feste, poi fa la rete sua delle macchine a spalla che gli hanno dato l'UNESCO, e quindi questo ci dà un ruolo finalmente centrale non solo in Italia ma anche nell'area metropolitana di Napoli, che ormai è evidente, sono 2-3 anni che Nola sta riconquistando su tutti gli eventi sovracomunali ma anche sui livelli amministrativi. Ecco, diciamo, Nola era un po' isolata dal resto del contesto, invece adesso messa al centro da una politica sia regionale che della città metropolitana, ritorna ad essere quello che è, un faro degno della storia, che poi ricordiamo oggi anche con queste magliette celebrative. Ecco, infatti volevo chiederti proprio questo, insieme a tanti altri protagonisti ci sono queste magliette che indossi tu, ma anche questa mattina alcuni ospiti indossavano, sono delle magliette particolari realizzate appositamente su questa edizione della festa dei Gigli. Tra l'altro mi piace vedere sia l'immagine davanti ma anche dietro una scritta in inglese a testimonianza del fatto che la festa è universale. Sì, appunto, sono delle magliette celebrative, sono un dono del presidente della fondazione che attraverso un brand di moda le ha realizzate per questo evento. Questa volta non sono in vendita, sono state soltanto regalate. C'è l'occhio di San Paolino, 431 avanti Cristo è la data, lo dico ai più giovani, della morte di San Paolino di Nola. Dietro in inglese c'è invece la storia di San Paolino, che è bene ricordarlo, prima di essere un religioso è stato un politico è stato un senatore, poi c'è stato il miracolo, poi è stato senatore, è stato vescovo di questa città, della diocesi di Nola, che è bene ricordarlo, comprendeva anche Pozzuoli, no? Cioè, lo dico a quelli, comprendeva anche Pompei, lo dico anche ai più giovani di poter andare a vedere la bellissima cappella di San Paolino restaurata a Pompei, che era Pompei era diocesi di Nola, e San Paolino una volta al mese andava a celebrare per i cittadini di Pompei. Come tutti ormai sanno, non è un fatto di partigianeria che non è una città più antica di Roma e di Napoli, perché ha una doppia fondazione romana ed etrusca. Quindi questo serve sempre per connetterci con le tradizioni e con la storia, perché nella festa dei Gigli di Nola c'è sicuramente un percorso di fede, c'è sicuramente un percorso di storia che riguarda la storia romana, di cui Nola è il protagonista come residenza anche di Cesare Ottaviano Augusto, ma è anche un momento di folklore e di tradizione, ricordiamoli, di una festa che è quasi unica, che oggi raggiunge le 1594 edizioni. Quindi avere una festa che si svolge da 1600 anni non è una cosa di poco conto, ecco. Diciamo così. Va benissimo, noi ti ringraziamo Massimiliano per essere stato con noi, grazie, ovviamente grazie, ci vediamo sicuramente nel corso delle prossime iniziative che vedono Nola al centro, Nola protagonista. Grazie per essere stato con voi. Noi. Soprattutto un saluto a tutte le amiche e gli amici che ci vedono all'estero, fuori Nola, in streaming, attraverso i canali di comunicazione vostra. Quindi un ringraziamento e un saluto a tutti i nostri campesani che ci seguono dall'altra parte del mondo. Un abbraccio a tutti. Grazie, grazie a te ovviamente. E adesso ci godiamo queste splendide immagini da Piazza Duomo con le immagini direttamente dalla barca 2024.